perché ho l'impressione che più vengano ottusi di roba e peggio sia. Quindi nel primo tempo si è visto, secondo me il Grosseto era pubblico uguale, dovevamo essere bravi a far passare i primi 20 minuti del secondo tempo, perché poi i ritmi comunque sarebbero calati, lo sapevamo. Quindi. Senti, nella, un po' nell'amarezza però c'è la soddisfazione, immagino, di aver ritrovato Caccia. Sì. Ecco, di avere anche in te italiano, però conferma che ti cercavo. Può essere questa adesso la postazione giusta per il futuro, per questi 5 partite? Beh, è una disposizione in campo che ci consente di star quadrati, questo sì. Anche se alla fine quei due gol li abbiamo presi anche oggi. Però sì, in questo momento qua credo che sia l'assetto migliore. L'assetto migliore che possiamo presentare per essere competitivi. Mister, un cambio solo? Visto la squadra che non aveva bisogno di nulla? No, non è che non aveva bisogno di nulla. L'unico che... cioè, appunto le avevo finite. E l'unico in mezzo al campo... potevo mettere Gidai se volevo contenere, ma Cuffa stava bene. In questo momento qua ho bisogno di giocatori di sangue dentro il campo. Elevare un giocatore di sangue mi sembrava, non mi sembrava la cosa opportuna in quel momento della partita. Senti, l'ultima cosa, vedendo come ha vinto Sampdoria Varese, a quel punto forse 66 non bastano. È difficile fare un calcolo, può darsi che non bastino, può darsi che ne vogliono 68. Dopo le ultime tre partite ci sono solo scontri diretti per Sampdoria e Varese, quindi qualcuna si ferma. E noi in questo momento qua dobbiamo essere bravi a tenere botta. Ma non hai pensato neanche alla Zarevic e Drame, visto che le squadre, cioè i ritmi si erano abbassati, loro che comunque possono spaccare la partita con le loro accelerazioni? Sì, potrebbe anche essere, però il Grosseto col sistema di gioco del secondo tempo un po' ci ha messo in difficoltà, quindi non mi sembrava una soluzione che mi potesse dare dei particolari vantaggi. Avevo già Succi che veniva spesso di raccordo, Caccia secondo me era ancora in grado di poter attaccare a profondità, quindi no, loro rischiavano di mettermi in mezzo col palleggio centrocampo, non ho voluto scoprire quel settore lì. Hai fatto il calcolo che magari altre volte dici che la squadra non ha fatto, cioè quando non riesci a vincere è meglio non perdere? Oggi era una partita che non dovevamo aspettare sul 2-2 a riprovare a vincere, quindi sono delle partite che possono prendere anche una piega pericolosa. Anche perché magari dopo il 2-2 avete un po' subito, diciamo, lo shock. Contraccolpo, sì, già dopo il 2-1 abbiamo avuto segni di timore. Però. Perché non siete stati brillanti come primo tempo? No, perché poi subentra l'aspetto psicologico ed è fondamentale. E adesso per noi è deleterio, però abbiamo questo, siamo questi, quindi non c'è problema. 5 squadre per 4 posti.